Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fabio at Work. Allora ragazzi, dopo un anno mi ritrovo di nuovo a parlare di questa pialla. Mi ritrovo a parlare di questa pialla perché me l'avete chiesto voi e me l'avete chiesto in tanti. Ho dovuto essere un po', tra parentesi, passatemi il termine, scortese con qualcuno perché da tempo mi avete chiesto di fare una recensione su questa pialla e vi avevo chiesto di avere un pochino di pazienza in più. Perché? Perché volevo lavorarci per lasciare una recensione che sia degna di questo nome. Lavorarci qualche giorno, lasciarvi una recensione, non mi sembra il caso, visto il costo della macchina che tra la fascia hobbistica è quella tra le più care. Allora, tanti di voi mi hanno detto, Fabio, non mi funziona più il link che tu mi hai lasciato nell'acquisto. Forse la macchina è uscita fuori produzione. Fabio, la macchina non la fanno più. Allora, ragazzi, per escludere qualsiasi dubbio che c'era, ho contattato per voi direttamente la fabbrica. Ho mandato una mail, per l'appunto alla fabbrica chiedendo, spiegazioni a riguardo e mi hanno risposto in giornata, immediatamente. Già per questo ringrazio la Compa per la loro serietà. La risposta che vi lascio direttamente in schermo per ovviare equivoci. Pertanto, ragazzi, una volta che abbiamo capito che la pialla non è uscita fuori produzione, posso fare questa famosa recensione. Allora, partiamo dalle mail che mi hanno mandato. Come ho detto prima, ringrazio la Compa per avermi risposto in giornata. Già questo fa capire la serietà dell'azienda. È un'azienda italiana. Mi hanno risposto immediatamente. Avevo un dubbio, mi hanno tolto il dubbio. Se c'è bisogno di qualche pezzo di ricambio, essendo italiana e avendo una ditta alle spalle che vi risponde immediatamente, i ricambi si trovano e si trovano celermente. Allora ragazzi, ci siamo avvicinati. Vediamola un po' più da vicino. La macchina ha un buon piano di lavoro. Sono 26 centimetri per 91 di larghezza e lunghezza. È un piano in alluminio, chiaramente non è un piano in ghisa, però fa sì che la macchina rimanga in fascia hobbistica abbastanza leggera. Su un banchetto e quattro ruote ce la possiamo girare e pilotare come preferiamo nei nostri piccoli lab. Una volta che siamo riusciti a settare la macchina come si deve, sono riuscito ad ottenere dei buoni risultati, non voglio dire ottimali, qualche piccola rogna l'ho trovata, poi vi farò vedere quali sono quando parleremo dei lati negativi. Comunque, una volta settata, dei buoni barra ottimi risultati sono riuscito ad ottenerli. Allora, ragazzi, passiamo a parlare delle lame. Le lame sono due. Queste hanno un anno di vita, hanno lavorato molto, le ho portate a fare il filo per ben 2 volte. Perché? Perché quando io soprattutto vado a lavorare l'abete, quando passo sui nodi dell'abete, ragazzi, la lama, oltre che perdere il filo, si sbecca completamente. Quindi l'ho dovuta riportare a fare il filo ben 2 volte. Non posso imputare una colpa alla lama perché con i nodi dell'abete qualsiasi lama avrebbe fatto la stessa sorte. Regolare la lama della pialla è veramente facile. Ne ho fatto un video a parte, ve lo lascio qui sopra in descrizione. Se vi interessa come cambiare le lame o quantomeno regolarle, posso dire comunque che è molto semplice. È una macchina versatile, possiamo passare dalla parte alta alla parte bassa con questi due semplici bulloni. Vanno svitati, la passiamo alla parte sotto. Anche qui non perdo tanto tempo, questo già l'ho spiegato nel video che avevo fatto in precedenza nell'unboxing della pialatrice. Allora ragazzi, una cosa piacevole che ho notato in questa pialla e quindi rientra tra i suoi pregi, non ha la famosa pinzata del pezzo, ossia quando passiamo nella parte sotto della pialatrice
non fa lo schiavetto, il rullo sul pezzo che andiamo a lavorare. Ma poi lo vediamo insieme, una prova la facciamo. Dunque, un'altra cosa positiva è che il piano di lavoro, sia quello sopra che quello sotto, una volta impostato lo spessore con le vibrazioni, non tende ad abbassarsi. Alcuni di voi mi hanno raccontato, senza far nomi, in alcune pialle vi è successo che una volta impostato a 1 mm il piano superiore ve lo siete trovato dopo un po' a 2 mm per via delle vibrazioni. Con questa pialla devo dire non mi è mai successo. Se ho imposto uno spessore, quello rimane, sia per quanto riguarda il sopra che il sotto. Un'altra cosa positiva è la manutenzione, è veramente semplice. Sono 1, 2, 3, 4, 5 bulloni barra viti. Montato questo coperchio, dietro troviamo le cinghie e le varie, i vari meccanismi che andiamo a ingrassare o come la cinghia a cambiare. Anche questo lo vediamo dopo, tra alcuni difetti che ho trovato nella macchina. Dunque ragazzi, adesso passiamo a parlare del piano. Questo è un regolo in alluminio da muratore, ben pulito e perfettamente dritto. Se lo poggio sul piano possiamo vedere, ve lo faccio vedere adesso da vicino, è perfettamente a regolo sia la parte davanti che la parte di dietro. Però non è sempre stato così. Allora, trascurando il regolo, ragazzi, che è un pochino sporco, ma vi posso assicurare che la parte sopra e sotto, che è quella che ci interessa a noi, è perfettamente regolare e pulita. Poggia perfettamente su tutto il piano di lavoro, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Vi dicevo, non è sempre stato così. Per portare a livello questo il piano di lavoro in entrata mi ha fatto tribolare e non poco. Ci sono riuscito, vi mostro come ho fatto. Dovesse essere capitato anche a voi, almeno sapete come risolvere. Avevo 1 mm di spessore tra la parte sinistra, la parte esterna e la parte interna del piano, quindi era leggermente inclinato. Per risolvere questo problema ho dovuto andare a modificare, a limare le battute che troviamo qui internamente. Questo chiaramente è uno dei difetti che ho trovato, che ho riscontrato nella macchina. Vi faccio vedere come ho risolto. Allora ragazzi, una volta aperto il vano, vi ho dato una pulita per farvelo vedere meglio. Possiamo notare la puleggia ben pulita. Questa è la ruota dentata in plastica, è ancora nuovissima, non ci sono residui di plastica, nulla. Questa è la cinta, dopo un anno non ha crepe di alcun tipo. Non è usurata, è ancora nuova nuova. E qui ragazzi passiamo ora a farvi vedere la parte che sono andato a rettificare. Qui dietro, come potete vedere, ci sono due cubetti in metallo che vanno abbattuta quando il piano superiore arriva a zero. Sono andato a rettificare in pratica ambedue, sia questo che questo cubetto, a rettificare di qualche decimo di millimetro, fino a che sono riuscito a portare lo stesso identico spessore nella parte posteriore che nella parte anteriore. Questi due spessori, queste due battute, li troviamo anche nella parte opposta. Questa è la parte retrostante, anche qui ci sono i due cubetti in metallo che fanno da battuta. Ora passiamo a controllare il pianetto a 90 gradi. Usiamo una squadretta di precisione. Come noterete, poggio perfettamente nei due piani d'appoggio. Questa è l'entrata della pialla. Adesso andiamo a vedere l'uscita. Anche il piano in uscita poggia perfettamente a 90 gradi. Allora adesso ci andiamo a spianare questo muraletto.
Come vedete, decisamente fuori squadro, non è assolutamente a 90 gradi, ha moltissima aria qui all'interno. Ce la proviamo a squadrare. Qui ci vogliono assolutamente le cuffie, ragazzi. Questo posso dire è un altro difetto della macchina. È una porta aerei. Andiamo a squadrare il muraletto. Abbiamo rimesso la venatura come stava prima. Ora vedete che è perfettamente a 90 gradi. Ora ragazzi, passiamo a vedere se dà questa famosa pinzata. Come vedete, il muraletto non ha né in ingresso né in uscita alcun segno dato dai coltelli. Ora ce l'andiamo a piallare e andiamo a vedere se lascia questa famosa pinzata. Questo è l'ingresso, questa è l'uscita del muraletto. Abbiamo 69 mm di spessore e troviamo 69 mm anche nell'ingresso. Allora ragazzi, il video termina qui. Spero di essere riuscito a mostrarvi pregi e difetti della pialla. Spero che quei piccoli difetti che sono capitati a me non capitano magari a qualcun altro. Se vi dovessero capitare, quantomeno spero di esservi stato d'aiuto. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace, accendete la campanellina. Mi raccomando, continuate a seguirmi, il canale sta andando benissimo e questo lo devo soprattutto a voi. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e su Facebook, anche lì stiamo andando fortissimo. Quindi ringrazio anche gli amici di Facebook e di Instagram. Non rimane altro da fare, ragazzi, che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!